Ciao amici di The Walking Robin, oggi parliamo di bastoncini da trekking e di come riporli. Ma prima lasciate che mi presenti. Io mi chiamo Francesco De Tela, sono una guida ambientale escursionistica e da un po' faccio parte del team di The Walking Robin. Ci vedremo spesso sui social, ma anche di persona se verrete con me in qualche viaggio. Detto questo, vi lascio il video. Ciao, buona visione! I bastoncini da trekking sono un tipico pezzo di equipaggiamento multifunzione. Li usiamo per scaricare il peso mentre camminiamo, per montare il nostro riparo che sia una tenda o un tarp, per equilibrio durante i guadi, o anche per sondare il terreno davanti a noi in una torbiera. Insomma, sono praticamente un must. Ci sono delle volte però in cui sarebbe utile poterli mettere via senza togliersi lo zaino. Ad esempio se dobbiamo affrontare un passaggio esposto o se non vogliamo sentire il ticchettio delle punte sull'asfalto. Il non doversi togliere lo zaino è un punto fondamentale. Infatti su alcuni tratti, ad esempio un tratto molto ripido, potrebbe essere un problema o comunque pericoloso togliersi lo zaino in quanto questo potrebbe cadere. Inoltre, togliersi lo zaino il meno possibile durante la marcia ci fa ridurre le pause e ci affaticheremo anche di meno. Gli zaini da trail running o anche altri zaini in commercio prevedono un sistema di aggancio agli spallacci ed ispirandomi a questi ho risolto così il problema. In questa posizione sono ben assicurati, non mi danno fastidio mentre cammino e riesco a riporli e a riprenderli senza nessun problema. Per farne un set occorrono 4 pezzi di cordino elastico, vanno bene lunghi 30-35 cm e il cordino elastico deve essere spesso tra i 3 e i 4 mm e 4 fermacorda. Sono tutte cose che trovate facilmente in merceria. Questo sistema è pensato per essere aggiunto a qualsiasi zaino. E adesso vediamo come si fanno. Prendiamo un pezzo di cordino elastico e lo infiliamo qui dentro, qua della fibbia, che tensiona lo spallaccio, così. Passiamo poi entrambi i capi nel fermacorda. E chiudiamo con un nodo semplice. Per la parte inferiore invece passiamo semplicemente il cordino elastico intorno alla fettuccia dello spallaccio. Andremo di nuovo ad infilare entrambi i capi nel fermacorda e nuovamente con un nodo semplice chiudiamo il tutto. Faremo lo stesso dall'altra parte. Ecco come si usano. Si infila la parte inferiore, poi si infila la parte superiore, la si stringe e infine si stringe la parte inferiore. Nel caso il bastoncino vi prema contro la cassa toracica, basta lasciare un po' più lasco l'ancoraggio inferiore oppure spostarlo un po' più in alto. Si possono anche mettere entrambi i bastoncini sullo stesso lato. Questo può essere molto utile se ad esempio si ha una macchina fotografica attaccata al lato spallaccio o qualcos'altro che dà fastidio. Il sistema poi può essere modificato in vari modi. Qui ad esempio ho aggiunto un apposito accessorio per chiudere il cordino al posto del nodo. Lo trovo più comodo da pinzare con le dita. In questo caso, facendo così, il cordino può essere più corto. Questo è lungo 25 cm. Nella parte inferiore, inoltre, ho aggiunto un'anfibia di questo tipo, un Triglide, che permette di fissare la posizione del cordino inferiore così non scorre sulla fettuccia dello spallaccio. Su questo zaino invece vedete una versione più complessa. È fatta così, con un cordino singolo, chiuso da un nodo a un'estremità, e con un fermacorda particolare, che ha un gancio. La particolarità di questo sistema è che si può chiudere con una mano. Eccolo in azione. Bene amici, per questo piccolo tutorial è tutto. In descrizione trovate i link alle componenti più specifiche che ho usato nel caso vi interessino. Vi ringrazio e vi saluto, alla prossima, ciao!